l'isola si presta tantissimo quello che è proprio la bicicletta, ma da tutto, dalla biciclettina, la classica bicicletta da passeggio, perché facendo la perimetrale si riesce veramente anche proprio a godere di quei paesaggi tipo dove siamo adesso, dove veramente ci sono degli spettacoli che da nessuna parte riesci realmente a vedere. E poi dopo si comincia ad andare nella specializzazione della tecnica della fuoristrada, utilizzando le mountain bike e salendo verso la montagna grande, dove c'è tutto veramente, c'è l'imparare ad andare in bicicletta, l'imparare a trovare un ostacolo e riuscire a superarlo con semplicità. E veramente, guarda, è un'isola dei sogni per uno che vuole andare in bicicletta, perché qua veramente può fare tutto. Finito tutto questo, si prende, si va a fare un bel bagno in mare, si mette al sole, si mangia tutto quello che quest'isola riesce a darci, che è veramente tutto uno spettacolo. Che spettacolo! E poi dicono che l'uomo non è mai andato sulla luna, ma che roba, io ci sono già. Che spettacolo. Adesso arriva il bello, arriva il mare. Che forse credo che sia la parte più bella in assoluto. I gabbiani ci sono perché in questo momento ci sarà un po' di mangianza, ovvero un gruppo di pesciolini, solitamente sono alici o piccole sardine, che sono in questo momento attaccate sicuramente da qualche predatore. Solitamente in questo periodo ci sono i tonnetti o le ricciole, quindi si raggruppano in piccoli branchi e i gabbiani ne approfittano per mangiare. Cosa mi racconti di quanto via? È fantastico, veramente bello. Io sono sempre abituato a stare nella tranquillità più totale, stare qua mi sento come a casa, con la differenza che c'è un mare fantastico. Piccolo dettaglio, tra l'altro.